Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi voglio fare un video un po' particolare. Sono appena tornata dalla mostra della zucca. Se non sapete di cosa parlo, andate a vedere il video che ho fatto l'anno scorso, ve lo lascio nelle schede. Avevo fatto proprio una specie di mini vlog, avevo unito un po' un pezzettino di vlog e un po' le foto e vi avevo fatto vedere questo evento particolare che ogni anno fanno sulle alture, diciamo, di Genova, in una località che si chiama Murta. Quindi andate a vedere quel video perché è proprio specifico e vi faccio vedere proprio la festa della zucca. Anche quest'anno, come tutti gli anni, sono andata a vedere questa cosa meravigliosa perché è pieno di zucche ovunque, una cosa che mi piace tantissimo e soprattutto vendono dei prodotti tipici a base di zucca. Sono tutti prodotti artigianali. Io diciamo che ho fatto la spesa alla mostra della zucca, ho comprato un bel po' di cose e volevo condividerle con voi, quindi vi faccio vedere che cosa ho comprato. Sono tutti prodotti artigianali a base di zucca, come vi dicevo. Parto dalla crostata. Questa è la crostata di zucca che vedete in un piatto perché l'ho già sistemata. Ovviamente quando l'ho comprata me l'hanno data nel vassoio, però io ho voluto comunque metterla qui. Questa è la crostata, è fatta a mano, è buonissima, profumatissima, quindi è una cosa fantastica. Poi, restando sempre sulle cose dolci, quest'anno per la prima volta, perché non l'avevo mai comprato, ho preso anche questo pacchetto di biscotti. Sono biscotti a base di zucca, però ovviamente essendo biscotti hanno anche burro, farina, uova, insomma, comunque sono secondo me buonissimi anche se non l'ho ancora assaggiati. E come vedete qui c'è l'etichetta, che vi dicevo appunto la località si chiama Murta, ecco qua che c'è anche l'etichetta. E non so se lo notate, ma il biscotto ha proprio la forma della zucca, quindi sono un po' particolari e quindi quest'anno mi sono presa anche questi. Poi ho preso, sempre rimanendo in tema dolce, ho preso quasi tutte cose dolci in realtà. Ho preso questi dolcetti. Questi sono, ve li faccio vedere nel sacchetto, ma non so se riuscite a vedere qualcosa. Eccoli qua. Sono questi, hanno la granella di zucchero sopra e l'impasto a base di zucca e anche questi sono buonissimi, soprattutto a colazione. Io li mangio volentieri a colazione, questi sono fantastici. Poi la marmellata, non potevo non prendere la marmellata fatta rigorosamente a mano, con l'etichetta che è anche scritta a mano. Queste sono cose secondo me bellissime quando si vanno in queste fiere artigianali, ci sono questi prodotti fatti così, secondo me è proprio bello anche vedere la confezione fatta a mano. E questa è la marmellata di zucca, che è la stessa marmellata che poi hanno usato per fare la crostata che vi dicevo prima, però ho preso anche la marmellata. Poi un altro prodotto che gli altri anni non avevo mai provato è il tortello di zucca. Vi faccio vedere com'è fatto. È fatto così, ha lo zucchero a velo sopra ed è fatto in questo modo. È chiuso e dentro ha la marmellata di zucca e credo che ci siano anche delle mandorle, se non ho capito male, perché ho chiesto com'era fatto, mi sembra di aver capito farina, mandorle e zucca all'interno, quindi ripieno di zucca. E poi il pezzo forte, che è quello che non può mai mancare, è la torta di zucca. In questo caso è salata, quindi sono partita dal dolce, adesso passiamo al salato. Questa è la classica torta di zucca. Io spero che riusciate a vederla bene. Comunque questa è veramente buonissima. Io ho fatto un video sul mio canale, c'è un tutorial della realizzazione della farinata di zucca, però questa è un'altra cosa, perché questa è proprio la torta di zucca che è fatta con la panna, con la zucca, poi dentro mi sembra che ci siano anche le uova, ma non vorrei sbagliarmi. Comunque questa è proprio una torta salata a base di zucca che ha in aggiunta anche la panna. Invece la farinata di zucca che trovate sul mio canale è fatta in un altro modo, è completamente diversa, è una cosa tipica del ponente genovese, quindi insomma è un'altra versione, però diciamo che esteticamente un po' ci assomiglia. E questa è quella che sicuramente rappresenta la festa della zucca e rappresenta comunque il piatto tipico di questa festa, però anche tutte le altre cose comunque sono veramente squisite.
Tra l'altro io in info box vi ho lasciato il link proprio della mostra della zucca e in questo sito potete trovare, oltre alle informazioni che riguardano la mostra della zucca, anche il ricettario, quindi potete andare a vedere come si realizzano i prodotti che vi ho appena fatto vedere. Quindi anche se non siete di Genova, ma siete curiosi magari di provare qualcosa a base di zucca, potete andare a prendervi gli ingredienti, la ricetta e provare a realizzarli. Come vedete i prodotti non erano tantissimi, però sono artigianali, sono a base di zucca, quindi mi faceva piacere condividerli qua, farveli vedere. Io come al solito vi invito ad iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, mettete un like al video se vi è piaciuto, io vi mando un bacio enorme.